Devi alzare un po' le punte per scendere. Oh, così, così, oh, oh. Brava. Tombolao. Girati da seduta. Cotolettina. Wow, Nicky, mi sembra fantastico. Vali. Dopo me ne fa assaggiare un pezzettino? Quale? Grazie. No, niente, Sofì. Fatti hamburger anche lui. Ciao donne, non ci posso credere, ma siamo riuscite a fare una gitarella di un giorno in montagna. Siamo alla Prica e ci abbiamo messo un paio d'ore di auto ad arrivare. E è la prima volta che Nicola e Sofia mettono ai piedi gli snowboard, e quindi c'è stato un attimo di crisi iniziale, più che altro per Nicole, perché non riusciva bene a gestire lo snowboard ai piedi e quindi ha avuto un attimo di crisi. Però adesso siamo sulla buona strada. Allora, questo qui è il campetto per i bambini principianti che stanno imparando adesso a muovere i primi passi sulla neve. Qui c'è il tappeto che li porta su. Nicole là in cima perché sta provando la biciclettina per scendere, e la Sofia invece è lì sulla sinistra che si sta mettendo lo snowboard ai piedi per scendere. Non so da che lato scende Nicole, però, perché il nastro è nel centro e si può scendere sia a destra che a sinistra, ci sono due percorsi differenti. No, scende a sinistra anche la Nicole.
vedi che la fai distrarre, Mauri. Cosa ci fai qua? Che brava, Sofì. Fantastico. Super Sophie. Top, brava Sofì. Finito. Finito ufficialmente. Guarda anche la Nicky come ha imparato bene. L'ultimo giro imparato. È bello, l'importante è imparare, guarda che brava. Anche ti sdrai perché sei stanco. Guarda, fischia. Ora ti ha messo a fuoco. Mi ha dato fuoco? No, non ti ha dato fuoco, ti ha messo a fuoco. Stiamo rientrando dalla giornata alla Prica e c'è un traffico allucinante. Secondo Mauri c'è addirittura un incidente, perché non è possibile che ci sia. Tu mi hai detto che c'è un incidente. Non è che c'è il traffico, non vedi che ci sono 14 minuti di traffico. E tu non mi hai detto ci sarà un incidente. Ho detto, ma cosa c'è, un incidente? Poi ho detto, no, c'è allora. Traffico. Ah, ok. La metà delle cose. La metà delle cose le sento. Quello che gli piace. Comunque c'è traffico. Sei come... Ah, quindi io sto fuorviando. Tu stai fuorviando perché fa più audience. Ah, ok, certo. Intanto hai fatto spegnere la macchina. Perché fa più audience. Un uomo che non sa guidare. Sì, fa tanto. Audience. Tantissimo. Comunque che siamo... Quante donne vogliono vedere un uomo che è in difficoltà nel guidare? Cioè solo per godere del fatto che anche gli uomini non sanno. Se ne frega. Comunque siamo in ritardo di un'ora su quando doveva rientrare. Un'ora su cosa? Un'ora dal fatto che siamo partiti alle 4. Siamo partiti alle 4:30 e dovevamo arrivare a casa secondo il navigatore alle 6:30. E adesso invece ci dice che arriveremo alle 7:10. Questo tastino e la Tesla ti porta a casa. Dai, una Tesla, cioè, Mauri. Siamo nel tubo nuovo di. Dai. Arriveremo alle 7:10. Questo non è il tubo, quello nuovo di Elon Musk che spara i missili. Ah no, è una galleria intasata. Ah, normale. Quelle assolutamente. Vecchie. E quindi siamo in ritardo di 50 minuti, perché adesso il navigatore dice che arriveremo alle 7:10. Io ho letto che sarei arrivato alle 7. A chi? Al letto? Ah, l'hai avvisato che arrivi in ritardo? Ok. No. Poi abbiamo la Sofì che ha fatto un pisolino. No, Sofia è svegliata già da una mezz'oretta. La Niki invece si è svegliata adesso. Guarda, Nico, puoi continuare a dormire. Abbiamo ancora 53 minuti di viaggio. Domani arriviamo, Nico. Ok, buonanotte. Però non mi voglio perdere matematica a scuola, hai capito? No, Sofì, quello mai. Anche tu con la coperta ti sei messa. Brava, brava. Scusa, non ti bastano questi? Abbiamo 21 gradi in macchina, hai ancora sulla tuta da sci, il pile di Bambi. Bah, dormi, dormi che ti passa. Ciao, buonanotte. È arrivata la fatidica domanda che noi non ci aspettiamo mai, no. Ma arriva sempre. Due volte. Sofia, due volte al giorno. No, diciamo la verità, è una domanda che Mauri spera sempre che non arriva, ma arriva puntuale, perché Mauri quando si va in gita eccetera torna a casa la sera talmente stanco che andrebbe subito a dormire senza cenare. E non ho ancora capito che per i bambini non funziona così, perché i bambini cenano sempre. Infatti anche Sofia, che si è appena si è svegliata da poco, adesso che sono le 6:20. Basta, Sofì! Sofì, voglio che tutto registrato. Basta! Su internet, poi ti chiamano la scorreggiona. Sofì ha appena chiesto cosa mangiamo stasera. Vero, Sofì? Comunque anch'io ho fame, perché oggi abbiamo mangiato, ma è giusto, non è che abbiamo esagerato come al pranzo di Natale. Non hai fatto niente, che fame hai?
Cosa c'entra? Perché scusa, se tu dormi tutto il giorno non hai fame, pranzo e cena. Ha mangiato come porco. Ma che? Che ho mangiato niente. Normale. Niente ha fatto, mangiato pane, mangiato spezzatino con la polenta d'aranna e poi è stata ferma. No, state fermo un tubo perché io ho seguito loro su e giù dalla salita, ma... facevo io lo ski lift e lo sai, vero? Chi è che ti ha spinto su e giù? Cioè giù scendevi da sola, su però... Chi ti ha spinto? Ti spingevo io su dalla salita per scendere, allora... Comunque oggi abbiamo mangiato bene, ma non abbiamo mangiato l'esagerato. Guarda Nicole che si sta arrampicando, mi giro e vedo un punto arancione che va... Col passo del giaguaro! Ma tu hai visto il video, Nico? No, non l'ho visto ancora! Che fa morire! Ma che ti ho ripreso io dalla... Sì, dalla sì, sì, glielo vado! Ah, orrendo! Che tristezza! Che te che ci vuoi, che cacca fai! Che ti senti chiamare! Madonna! Dopo te lo faccio vedere. Comunque dicevo che oggi abbiamo mangiato bene, ma non esagerazione, normale. Io ho preso la polenta con lo spezzatino, che non era un montagnone, era una quantità giusta, normale. Nicola ha preso l'hamburger vegetariano con le patatine fritte. A lei non è piaciuto? Buono. No, Mauri, fidati che era buonissimo. Io l'ho assaggiato, ne ho mangiato anche un pezzettino che ha avanzato lei, era veramente buono. Mi piace. Ti piace tutto, a te non piace niente, qual è il problema? Non mangiare con ma senti questa storia di quando io ero piccola, cioè ormai ogni cosa è per colà quando ero piccola. Sofia invece ha mangiato una cotoletta spaziale con le patatine fritte. Com'era Sofia la cotoletta? Buonissima. Era buonissima, confermo perché l'ho assaggiata. Sai perché? Anch'io. Perché la mamma della cotoletta non la sgridava mai, lei era buonissima. Vedi, ha non senso con la mamma, certo. E invece Mauri ha preso l'hamburger normale col bacon, giusto? C'era dentro, mai detto? Un burger completo col bacon. E mi ha appena scritto la nonna Luisa, ha visto tutti i video e vi ha detto brave perché avete imparato ad andare con lo snowboard. Io sbadigliavo anche quindi adesso nonostante video verità. Video verità abbiamo pranzato però normale, cioè le quantità erano normali, non era un pranzo di Natale. Anche io un leggero languorino. Tu non era pranzo di Natale, non ti è bastato. Ho detto che oggi ma voi quanto cibo ingurgitate? Non come se fosse il pranzo di Natale. Quello è normale, secondo te? No, c'è un quintale di spezzatino con 12 kg. Ma che un quintale di spezzatino? C'era un piatto così. Ma no, ma era il piatto grosso, ma non è cioè, che era. Metà era polenta, metà ma era. Sì, ma sì, ma. Ma era una quantità normale. Qualsiasi cosa sei ciccione. Ti è? Da qualsiasi cosa cosa, Sofia? Tutto, Mauri, tutto. Provo a fare un esempio. Di una cosa che nessuno mangerebbe mai. Non ho capito. Sofia, questa è carenza di zuccheri, secondo me. Pensando a dare i numeri. Dai i numeri, Zofì. Pi 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 pi. Basta! Sofì! Sofì, ti attacchiamo un tubo e lo usiamo per alimentare la macchina. Le famose mucche che inquinano l'ozono. Quindi cosa mangiamo per cena? Io ho fame, un po' di angolini. Mangiamo le squirrie. A casa c'è l'insalata. No. La pasta. No. Il pane. No. E pasta. E pasta di nuovo. E vi mangia... le uova le abbiamo già mangiate, quindi niente. Mamma, posso il tenerone? No. Sì, perché no? No. Sì? Adesso il ricordo si mangia. Ma che due palle. Io mangio il tenerone! Adesso chiamiamo Simpa, ti prendiamo mangio il tenerone! Ma è la borraccia quella lì che usi tipo clava? Ok. No, giusto per sapere. Adesso chiamiamo il Simpati. La borclava. Il Simpati, cos'è il Simpati? Com'è che si chiamava? Bogdana. Bogdana. Com'è che si chiamava? No, guardatelo sto film, com'è che si chiamava? No, non era mica cosa era dove... quello con Francesco Mandelli. Ah, era quello con Francesco Mandelli, sì. Tutti pazzi di per lui. Ma che tutti pazzi per lui? Tutti pazzi di lui.
tutte pazze di lui? Tutte pazze di lui, non so se, cioè io non lo so il titolo, ho visto, cioè, il film. Mandarelli e tutte le altre sono sorelle e la madre che io non la vedo. Esatto. E gli fanno scappare più e più fidanzate, perché quando conoscono la mamma e le sorelle scappano, ma guardatelo perché fa troppo ridere. Dov'è che era? Su Netflix o su Prime? Su Netflix, cercatelo, cercate i film con Francesco Mandelli e trovatelo. Sai che non... Non arriveremo mai. No, non puoi andare. Rimarremo bloccati qui. Non l'arrosto.